Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo qui nella clausura del convento proprio per raccontarvi la storia che ci ha scritto Angelo. Vedete questo indirizzo in sovraimpressione, il racconto delle vostre storie. Ecco, Angelo ci ha scritto una lettera a mano e poi ha scansionato la sua lettera e ha inviato un'email a questo indirizzo di posta elettronica. Ecco, dare la mia testimonianza riguardo Padre Pio. Ecco, sono molto devoto, l'ho sempre sentito vicino nella mia vita. Ecco, voglio raccontarvi due episodi, uno in particolare è quello che riguarda mia mamma. Era molto malata, i medici le diagnosticarono una pancreatite acuta, ci diedero poche speranze di guarigione, però prima di partire da casa, andare in ospedale per il ricovero, il mio sguardo si posò su quell'immagine che abbiamo a casa di Padre Pio, che mamma aveva vicino al letto, e nel buio della stanza, io lo ricordo come se fosse ieri, il volto del santo si illuminò rassicurandomi. Ecco, per lui è stata una vera e propria rassicurazione. Appena arrivati in ospedale, ci racconta Angelo, entrammo nella stanza assegnata alla mamma e nella stessa stanza ritrova l'immagine di Padre Pio che mamma, scrive, aveva sulla parete sopra il letto. La stessa immagine come quella di casa. Mia madre guarì. E poi un altro episodio riguarda sua figlia che fu colpita da un arresto cardiaco e venne portata di corsa in ospedale. Lui racconta, mi affidai a Gesù, mi affidai a Maria e in modo particolare all'intercessione di Padre Pio. Anche qui ebbi una vera e propria sorpresa. Davanti alla porta della sua stanza ho ritrovato la stessa foto di Padre Pio, unica immagine in tutto il reparto.